Partita la finale della categoria juniores, c'è stata una caduta, si è rialzato l'atleta. Allora junior maschi. Cassarino, Palacca, Mulas, Martinelli, Fava. Fava, Michelacci. Allora 8 e 80 al passaggio, i primi punti, 96 e 205 ora, quindi gli 8 questo passaggio e la rosa. Ed ecco il gruppo allungatissimo che si ripresenta sul rettilineo d'arrivo, 205 e 18, quindi la rosa è Mullai. Continua il gruppo. E 188, quindi Giotto e Balini al passaggio, i punti, tutti i finalisti delle gare veloci all'appello, tutti i finalisti del giro all'appello, di tutte le categorie all'appello, finalisti del giro all'appello. Intanto il gruppo si ripresenta, 18-96, Mullai, Giotto, questo passaggio. Ecco nuovamente al passaggio il gruppo per i punti, 205-18, la rosa è Mullai. Ora viene rilanciata l'azione in testa al gruppo che è allungatissimo in fila indiana. Eccoli al passaggio, i punti, 188 e 96. Quindi Balini e Giotto. La testa del gruppo arriva ora sul traguardo, 205-96, quindi la rosa è Giotto, ed è ora Giotto in testa al gruppo che rilancia l'azione, ma viene ora sopravanzato da altri atleti che nell'oscurità francamente non distingo. Ed ecco la testa del gruppo,
2-0-3-90, quindi Menegaldo e Burr. E ora il gruppo si è proprio frazionato in tanti tronconi. Andiamo a vedere la testa che entra ora sul rettilineo d'arrivo e vanno a sprintare per i punti. 2-0-5-96, quindi ancora La Rosa e Ghiotto. Al prossimo passaggio Contagini a meno 14. Ed eccoli nuovamente al passaggio, andiamo ai punti di meno 14. 8-2-1-2, quindi Zani e Proverbio al passaggio. Allora attenzione, perché ora spuntano sul rettilineo tre atleti che hanno allungato sul resto del gruppo. 90 e 205 al passaggio, quindi Burr e La Rosa. Vediamo da dietro il gruppo reagisce, vediamo se vanno a chiudere. Con Burr e La Rosa è fuori un atleta della Polisportiva Bellusco. Ecco lì al passaggio, 188-205, quindi Balini, La Rosa. E allora ecco di nuovo il gruppo sul traguardo. 203-96, Menegaldo, Ghiotto. Allora vediamo ora il gruppo come rilancia l'azione per il passaggio di meno 10. Quindi ancora 4.000 metri. Ed eccoli al passaggio. Ghiotto e La Rosa, 96 e 205. E allora andiamo a vedere ancora la coppia di testa transitare sul traguardo. 205-96, La Rosa e Ghiotto, poi in testa al gruppo Jacoponi seguito da Silvestri, ma direi che l'andatura del gruppo è un'andatura tranquilla, mentre la testa del gruppo, anche se sono fuori ormai da diversi giri, continuano ad avere un buon ritmo. Vanno a passare ora 96 e 205, quindi Ghiotto e La Rosa. Ed ecco che sopraggiunge il gruppo. Con Zani in testa,
Ecco ancora la testa del gruppo, 205-96, passano e si dividono i punti. Al momento un grande accordo tra questi due atleti che proseguono. Ora in testa al gruppo è ancora Zani a dettare l'andatura, ma non è un'andatura che lascia presupporre un ricongiungimento con la coppia di testa che si ripresenta 96-205, quindi si ripresentano al traguardo con Ghiotto davanti alla rosa, poi dopo il passaggio sul traguardo si danno il cambio, vanno via regolari, devo dire ormai anche la loro azione è diventata un po' più pesante, ma dietro il gruppo ormai è staccatissimo. Eccoci al passaggio di meno 5, qui c'è uno scatto da parte di Ghiotto che allunga ed è Manuel Ghiotto che decide di rompere gli indugi e allunga Ghiotto e poi la rosa, ma ora Manuel Ghiotto al passaggio dei meno 5 ha rotto gli indugi ed ha allungato e ora solitario si presenta sul rettilineo d'arrivo. 96-205, ormai Ghiotto vede la coda del gruppo davanti a sé. Ed ecco Manuel Ghiotto che si ripresenta sul rettilineo. 96-205, quindi Ghiotto la rosa. Al prossimo passaggio saranno i punti di meno 2. Intanto il gruppo entra ora sul rettilineo d'arrivo. Ed ecco Manuel Ghiotto che si presenta. 96-205. Al prossimo passaggio sarà l'ultimo dei due e un punto, ci sarà il suono della campana e andremo all'ultimo giro e direi che anche per questa gara, così come era stato annunciato nella precedente, Ghiotto ha fatto incetta di punti e come la Marletti ha finito il foglio Excel di Tacchini. Eccolo che passa, Ghiotto 96-205 la rosa ed è Manuel Ghiotto nell'ultimo giro, lo accogliamo quando entrerà sul rettilineo d'arrivo con un applauso. Intanto dietro hanno sprintato per qualcosa che non c'era ed ecco Manuel Ghiotto, accogliamolo con un applauso, Manuel Ghiotto! Dietro di lui Leopoldo La Rosa ed eccolo ora lo sprint per l'ultimo punto dell'ultimo giro e se lo aggiudica con 188.